Salve amici, allora andiamo avanti con il libro Transurfing in 78 giorni, il grandissimo libro di Vadim Zeland, La realtà in una veste sconosciuta. Da tempi immemorabili gli uomini hanno prestato attenzione al fatto che il mondo si comporta in due modi diversi. Da una parte, tutto ciò che avviene sul piano materiale è più o meno chiaro e comprensibile dal punto di vista delle leggi naturali. Ma dall'altra parte, quando ci si scontra con fenomeni del piano sottile, queste leggi smettono di funzionare, perché non si riesce in alcun modo a unificare le varie manifestazioni della realtà in un sistema organico di saperi? Quello che si viene a creare è un quadro piuttosto strano. È come se il mondo giocasse a nascondino con l'uomo e non volesse rivelargli la sua vera identità. Gli scienziati non fanno in tempo a scoprire una legge che spiega un determinato fenomeno, che ne vedono spuntare un'altra, renitenze a farsi inquadrare nei limiti della legge appena scoperta. E questa corsa all'inseguimento della verità, sfuggente come un'ombra, dura da sempre. Ma ecco qual è la cosa interessante. Il mondo non solo nasconde il suo autentico volto, ma è ben disposto ad assumere la forma che gli viene volta a volta assegnata. Questo accade in tutte le branche della scienza. Ad esempio, se ci si immagina un oggetto del microcosmo in forma di particella, si troveranno immancabilmente dei risultati sperimentali in grado di confermarlo. Ma se invece si supporrà che l'oggetto non è una particella, ma un'onda elettromagnetica, il mondo non farà obiezioni e sarà pronto a manifestarsi in questa veste. Con lo stesso successo si può chiedere al mondo di che cosa è fatto. Di materia solida? Esso vi risponderà di sì. O forse di energia? E ancora una volta la risposta sarà sì. Nel vuoto, come è noto, avviene un continuo processo di nascita e annichilimento di microparticelle. L'energia viene convertita in materia e viceversa. Per lo stesso motivo, non vale la pena chiedere al mondo cosa viene prima, se la materia o la coscienza. Esso continuerà a cambiare le sue maschere in modo malizioso e si rivolgerà a noi dal lato che vogliamo vedere. I rappresentanti delle diverse discipline e dottrine litigano tra di loro cercando di dimostrare l'un l'altro la validità dei loro diversi punti di vista. Ma la realtà, alla fine, emette il suo imperturbabile verdetto. Tutti, in sostanza, hanno ragione. Ne consegue che il mondo non solo è sfuggente, ma anche consenziente. In altre parole, si comporta come uno specchio. In esso si riflettono letteralmente tutte le nostre rappresentazioni della realtà, qualunque esse siano. Ma questo allora cosa significa? Significa forse che tutti i nostri tentativi di spiegare la natura della realtà sono vani? Così infatti pare che sia. Se il mondo concorda sempre con quello che pensiamo di esso e al contempo elude una risposta diretta. Di fatto tutto è molto più semplice. Non c'è bisogno di cercare la verità assoluta nelle manifestazioni singole di una realtà poliedrica. Basta solo accettare il fatto che la realtà, come uno specchio, ha due lati, quello fisico, che può essere toccato con mano, e quello metafisico, che si trova al di là della nostra percezione, ma non per questo è meno oggettivo. Attualmente la scienza ha a che fare con ciò che si riflette nello specchio, mentre l'esoterismo cerca di guardare lo specchio stando dall'altra parte. Qui sta tutta la discordia, ma che cosa mai si trova dall'altra parte dello specchio? Il transurfing, come insegnamento esoterico, offre una delle possibili risposte a questa domanda. Dall'altro lato dello specchio si trova lo spazio delle varianti, una struttura informazionale che contiene gli scenari di tutti i possibili eventi. Il numero di varianti è infinito, come è infinito l'insieme delle possibili posizioni di un punto su un asse cartesiano. In questo spazio è scritto tutto ciò che è stato, è e sarà. Questo significa che l'accesso allo spazio delle varianti rivela anche la possibilità di chiaroveggenza.
Il problema sta solo nel fatto che di varianti ce ne sono una moltitudine infinita e per questo motivo si possono vedere anche eventi che non saranno realizzati. È proprio per questo che i chiaroveggenti, non di rado, commettono errori nelle loro previsioni, perché si può vedere ciò che non è mai stato e mai accadrà. In questo senso, potete star tranquilli. Il vostro futuro non è noto a nessuno, perché nessuno è in grado di stabilire quale delle varianti verrà effettivamente realizzata. Per lo stesso motivo, non c'è alcuna garanzia che in sogno voi vediate proprio quel settore dello spazio delle varianti, che troverà successivamente incarnazione nella realtà. Tutto ciò in fondo è meraviglioso, perché se il futuro non è fatalmente predeterminato, ciò significa che si può sempre sperare per il meglio. Il transurfing non si pone il compito di guardare al passato con rimpianto e guardare al domani con sguardo timoroso, ma di formare intenzionalmente la propria realtà. Bene, signori! La prossima volta andremo avanti con questo capitolo. Mi raccomando, seguitemi, fatemi sapere se è interessante. Ciao!